prima lettura che abbiamo ascoltato questa terza domenica del tempo ordinario era presa dal libro di Neemia. Notavo che man mano che proseguiva la lettura c'era un certo interesse. Il racconto in un certo senso un pochettino ci intrigava. E credo che sia interessante allora fermarci qualche minuto proprio su questa prima lettura, perché intanto è un racconto che riguarda delle persone che hanno vissuto non qualche secolo fa, ma migliaia di anni fa. Pensate, per questa assemblea si raduna lì in questa piazza nel 500 avanti Cristo. Cioè, se uno pensa che a partire da quel momento, ogni sabato, e poi nel nostro, quando con Gesù si inaugura anche il tempo della vita cristiana, e poi ogni domenica, un'assemblea che si raduna attorno al libro della parola. È bello, bello. Una comunità che continuamente sente il bisogno di ritrovarsi attorno a questo libro, il libro della parola di Dio. Ed è talmente interessante questo ascolto per cui la gente si lascia ferire da questa parola, c'è un pianto, e a partecipare a questa assemblea, diceva la nostra pagina, c'erano tutti. Uomini, donne e quanti erano capaci di intendere, non c'è differenza, nessuno è escluso da questo incontro. Siamo tutti convocati ad ascoltare questa parola, questo libro della parola. Questo, ripeto, nel 500 avanti Cristo. Poi sentivamo la pagina del Vangelo e ci veniva detto di Gesù che ogni sabato, insieme a tutti gli altri ebrei, ogni sabato anche lui partecipava a questo incontro, dove nella sinagoga la cosa fondamentale era la proclamazione della parola, quindi questo libro che viene aperto, che viene proclamato, si ascolta e si cerca di capire questa parola. E nella introduzione al Vangelo, dove le prime righe, Luca diceva: vedi, si rivolge a un Teofilo, che poi in italiano significa amico di Dio, o Dio ti ama con amore di amicizia, perché si può girare la frase, e dice a Teofilo: vedi, mi sono impegnato a scrivere anch'io, e scrivo questo Vangelo per te, perché io ho ricevuto ho ascoltato gli apostoli, ho partecipato insieme ad altri a questa proclamazione della scrittura, del Vangelo, e sento il bisogno di scrivere e di consegnare a te quello che anch'io ho ascoltato, perché anche tu ascoltando lo possa consegnare ad altri, perché così funziona il discorso. C'è un libro, lo ascoltiamo, ma il nostro modo di ascoltare poi si traduce in un bisogno di consegnare ad altri. Vedi, è importante per noi questo ascolto, è importante incontrare questa parola. Questo libro si chiama Bibbia, noi l'abbiamo imparato a chiamare Bibbia, che è un termine plurale, significa i libri, e tra questi libri alla fine c'è il Vangelo, il libro del Vangelo, perché è il libro che ci aiuta ad incontrare non solo la presenza di Dio che ci rivolge la parola, ma a Natale ci è stato detto: Dio ha tanto desiderio di venire incontro a noi che addirittura il suo verbo che prende carne si fa uomo come noi, e per noi lui è il Vangelo. E allora Luca dice: io scrivo il Vangelo perché voglio che anche tu incontri chi è il Vangelo. La bella notizia è lui,
Perché queste cose? Io credo che queste cose, è opportuno che ce le diciamo, per una cosa molto semplice. Perché veniamo ogni domenica a messa? Ci hanno abituato, ci hanno educato, bene o male, penso più per semplicità, che se non andiamo a messa la domenica facciamo peccato mortale e quindi poi buon Dio è costretto lì a prendere nota e poi quando sarà ci dirà quante messe abbiamo ascoltato oppure no. È il modo più semplice per cercare di educarci a questa frequenza. Ai bambini si dice: se non fai questo ti castigo. È la cosa più semplice. In un certo senso siamo stati educati in questo modo: se non vai a messa ti va male. Ma vedete, le cose stanno diversamente, perché qui è l'esigenza di incontrarci con il Signore. Il Signore vuole rivolgere a noi la sua parola, quella parola che in un certo senso è come consegnata in un libro. È qui questa parola. E noi desideriamo raccoglierci attorno a questa parola, perché nel momento in cui il nostro orecchio la ascolta è Dio che ci sta parlando. E abbiamo bisogno di questa parola come il pane, più del pane. Perché questa parola diventa per noi sostanza, diventa per noi forza, incoraggiamento. Ecco, se potessimo scoprire che a messa ci andiamo perché ne abbiamo un bisogno matto, abbiamo questo bisogno di incontrarci insieme con la parola, perché quella parola ci rinnova interiormente, quella parola ci unifica, fa di noi questa sua famiglia. È in Gesù, lui, l'Evangelo del Padre, questa bella notizia. È Gesù che questa sera ci diceva: se tu ascolti, oggi per te la liberazione, anche per te la possibilità di diventare libero da ogni schiavitù, da ogni oppressione, di poter vedere con occhi nuovi, cieco adesso se tu ascolti vedi, se tu mi ascolti, se tu mi incontri. Se dentro di noi potesse maturare questa apertura, questa esigenza, potremmo dire che questa domenica, la parola che ci viene rivolta questa domenica, è come se fosse una specie di programma della nostra vita. Impariamo non tanto a sentire l'incontro domenicale come un bisogno, quasi un obbligo, non dico che ci pesi, perché chi viene poi, soprattutto qui non penso che pesi, nel senso che una cosa è andare due passi vicino alla propria chiesa, spostarsi diventa qualcosa di più, cioè si vuole, però comunque deve crescere in noi questa maturità che ci porta a questo incontro, a questo desiderio. E ripeto, un desiderio che deve poi tradursi in questa capacità di ascolto. E la cosa bella che nella pagina del Vangelo ci veniva detto che Gesù ogni sabato era presente a questa celebrazione della parola, e la prima cosa che fa è quella di ricevere il rotolo del libro, lo apre, lo legge, dove è detto: lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore. È Gesù che in un certo senso, in questo suo atteggiamento, come se volesse insegnare anche a noi come si sta di fronte alla parola, perché anche lui è in ascolto, e per questo diventa nei nostri confronti colui che ci introduce nella capacità di ascoltare la voce e la voce del Padre. Cosa Dio vuole da noi? È Gesù che dice a se stesso: ma cosa vuole il Padre da me? È in quell'ascolto che matura in Gesù questo suo modo di camminare in mezzo a noi.
perché domenica prossima saremo costretti invece a prendere atto che in chiesa qualche cosa, sì, forse l'orecchio qualcosa la percepisce, ma appena usciamo dalla porta della chiesa, vi saluto. La domenica prossima c'è la continuazione di questo brano, per cui penso che sia interessante allora cogliere intanto in noi questa esigenza dell'incontro, perché siamo sempre un po' strammati, un po' così, facciamo fatica, ma comunque abbiamo bisogno. Cioè, se veniamo qui ogni domenica, non perché siamo stati bravi durante la settimana, non perché ci meritiamo di fare la comunione, ma perché abbiamo bisogno di Lui per camminare, per stare in piedi. Abbiamo bisogno di Lui, pane per noi, sostanza per noi, che la sua presenza davvero diventa fondamentale per la nostra vita. E allo stesso tempo constatare che nonostante tutto questo facciamo fatica, non ce la facciamo, cadiamo, ma comunque torniamo e comunque non ci diamo per vinti, perché la sua forza, anzi diceva la prima lettura, la gioia del Signore sia la nostra forza, e ce lo porteremo per tutta la settimana, almeno questa parola, la gioia del Signore. Il Signore gioisce nel vederci insieme, gioisce nel vedere che comunque desideriamo ascoltarlo. Poi l'ascolto non è proprio bello pieno, ma gioisce perché dentro di noi c'è questo desiderio, la gioia del Signore sia la nostra forza. E adesso insieme facciamo la nostra...